con Alice Caligiuri, volevo farti una domanda. Ciao, ciao. Questa è la mia allenatrice famosa, il Grande Fratello, però è sempre se stessa. Volevo farti una domanda, Alice. Dire, sei contenta di avermi come tuo allievo? Sì. Invidia. Ciao, la stazione di Roma, Roma, qui ci c'è notizia, non è vero, però non guarda. Ciao. Ma siamo qua con Massimo Barone, l'imperatore della Gladiators, famoso e riconosciuto da tutti per la sua professionalità. Volevo chiederti se sei contento di questa giornata. Allora attenzione, bisogna spostare urgentemente la linea di colore grigio. Sono molto contento dei risultati del lavoro. 15 maggio, una bella giornata di sole, sono contento anche dei numeri che abbiamo fatto, poi una panoramica sulla gente che c'è e niente, stiamo crescendo. In bocca al lupo a tutti quanti e andata va a piangere. Insomma, questo era Massimo Barone. Che caro, No, 70 kg. E per i cinci vestiti. Un professionista della box. Grazie da Stefano Birra e tutti. Siamo qua con l'artista di ieri, Vittorio De Martis, che è il mio avversario. Volevo chiederti, Vittorio, cosa pensi di questo match? Come è stato? È stato un match duro, alla fine abbiamo pareggiato tutte e due, ma ha rubato l'incontro. Però allora abbiamo detto, vince angolo blu, Silvia Cannizzari. Brava. Sono queste voci che dicono che io avrei rubato l'incontro, ma mi è sembrato insomma un incontro abbastanza eco democratico. Io ho mollato, io ho messo un faccia, mi hanno dato la penalità, perché quando non si mena così violentemente, è stato violento. Anzi, noi dovevamo andare a fare i KO, infatti l'anno prossimo già campionati d'Italia. Anzi, non so se mi spiego. Anzi, per questo richiamo secondo me dovevo fare vincere me, perché un richiamo è pesante, però vabbè, ho capito. Ti sei ripreso dal richiamo e fatti punti. Il talento è talento. Quindi diciamo che ha recuperato. È come stato vedere Tyson contro Holyfield. Io ho staccato Valentina. Vabbè, con le griglie come facciamo? Vabbè, ma tanto Vittorio ci stava per te. Questo invece è il mio prossimo avversario, che menerò fra poco. Ci meniamo. Però ci vogliamo bene. Adesso sì, su ring no. Vabbè, adesso un minuto e mezzo. Adesso andati a cazzo, che poi la famo dopo intervista. Adesso i due che abbiamo pareggiato, lui adesso. E comunque siamo tutti due dei grandi campioni. Esattamente, ci vedremo prossimamente nei prossimi incontri, se non muore prima. E con i Rage Against the Machine in sottofondo, noi chiudiamo. Arrivederci. Dai, fammi vedere che sei buono a fare qualcosa. Ecco il mio avversario che si prepara per il prossimo incontro di kickboxing. T'ha detto bene, così poi te ne vai, eh? Ha detto bene, così poi te ne vai. Ti senti carico? Ti senti maschio? Ti senti forte? Si accontenterà di un pareggio o questa volta vorrà vincere? Ti dice bene che non ci sto di nuovo io. Se no col cazzo, io non mollo. Yeah.